Mi viene in mente un film di Frank Capra che si chiama Ladies of Leisure, un film che pochi conoscono, ma dell'inizio degli anni 30, in cui un pittore si innamora di una ragazza che poi tra l'altro è una escort, che però è una escort dal cuore buono, è una ragazza del piacere, appunto Lady of Leisure, e però fa un quadro che si chiama Hope, Speranza. Quindi è nella tradizione americana anche che nel quadro si incarni la bellezza. Il quadro nella tradizione americana stessa però è anche qualcosa di molto pericoloso. Penso a Rebecca, la prima moglie di Hitchcock, che è un po' presente nelle atmosfere di questo film. Penso a Vertigo, la donna che visse due volte, uno dei momenti fondamentali è Kim Novak davanti al suo ritratto. Quindi il ritratto è qualcosa di molto bello ma anche di molto pericoloso, e il ritratto significa anche, citavo la donna che visse due volte, è anche un discorso sul doppio, no? L'alterità, la doppiezza, e qui si apre un discorso possibile sulla psicanalisi, sulla interpretazione possibile di questo film da un punto di vista psicanalitico. Il film è un lungo journey, un grande viaggio di attraversamento attraverso la psiche, attraverso i fantasmi, attraverso il sogno e anche attraverso le fantasie di un uomo nei confronti del femminile.